RCS. RCS è il nuovo standard dopo gli SMS, ossia sarà possibile, tramite l'applicazione nativa dei messaggi, inviare vocali, sticker, file, eccetera. Questo, sarà disponibile in Italia presto, a seguito di aggiornamento degli operatori, della loro infrastruttura e di accordi con chi produce i telefoni sostanzialmente, quindi chi fa le applicazioni integrate nei messaggi. È bene considerare che Vodafone già supporta gli RCS in Italia. WhatsApp Dark Mode. WhatsApp introduce la Dark Mode nella versione beta di Android e di iOS e nei prossimi giorni arriverà anche per la stabile. Era una delle poche applicazioni fra quelle più utilizzate a cui mancava la Dark Mode, ricordiamo che Instagram l'ha introdotta di recente e quindi ottimo, una buona notizia. Signal Reaction. Signal introduce le reactions, ossia delle emoticon particolari, quindi mi piace, non mi piace, ridere, arrabbiato, quelle classiche diciamo, che possono essere abbinate a dei messaggi. Quindi quando uno ti invia un messaggio che ti fa ridere, oltre alla possibilità di rispondere banalmente ha 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 o con l'emoji della risata, si può appiccicare la propria reaction al messaggio stesso. Questa funzione è già disponibile per i direct di Instagram e i messaggi privati di Facebook, dove si può mettere mi piace al messaggio, e adesso invece con Signal è possibile rispondere con una serie di emoji al messaggio stesso. Questa funzione si pensa che arrivi fra poco anche su Telegram e quindi, visti i due big del settore che la introducono, si pensa anche quindi a breve anche su WhatsApp.